Radio Più presenta Il gioco dell'amore. 10 passi verso la felicità di coppia con Robert Shaib. La forza della tenerezza. Ho seguito qualche mese fa un diario social che una coppia di amici, nel loro viaggio per prendere il figlio adottivo all'estero, ha voluto scrivere per ricordo. Il diario consisteva in condivisioni quotidiane delle impressioni del giorno con tanto di foto. Osservando le foto del nuovo arrivato, ho notato nel breve arco di tempo di questo viaggio come il volto del piccolino, il suo portamento e i suoi occhi, man mano che passavano i giorni, diventavano più distesi, rilassati e luminosi. È questo il miracolo della tenerezza. È questa la sua forza. Saper dare alle persone un grembo per rinascere. Non a caso, nelle lingue semitiche, la tenerezza è associata all'utero materno. Avere tenerezza è come donare un utero all'altro per rinascere, per essere rigenerato. Quando si sa esercitare la tenerezza, i miracoli diventano all'ordine del giorno. Vedi a volte persone ferite dalla vita che, fasciate a volte da attenzioni tenere, iniziano a cambiare. I muscoli del corpo diventano sempre meno rigidi, gli occhi più lucenti, i sorrisi più frequenti. L'amore di tenerezza dona loro la sicurezza per scommettere di nuovo sulla vita. La tenerezza è lo spazio dello spreco, del superfluo, che ci è più necessario del pragmatico e dell'utile. Le cose importanti della nostra vita sono inutili, proprio perché sono più che utili. I medievali, sulla scia di Sant'Agostino, distinguevano tra utile e fruibile. Le cose utili me ne posso servire, di ciò che è fruibile invece posso soltanto fruire, ovvero gioire. Le cose utili sono semplicemente cose, il fruibile è strettamente personale. Fruire di relazioni sane è fecondo, è fruttuoso, fa fiorire e dare frutti. Per non rimanere nell'astratto, do un esempio personale. Mio figlio più piccolo è il cucciolotto di casa. È il tipo di bambino che, quando si sveglia la mattina, ha bisogno, prima di cominciare a mangiare e non smettere più, di una ricarica di affetto di circa 20 minuti. Quando lo prendi dal lettino, serra le braccia intorno al collo, si aggrappa come un koala, abbandonando la testolina sulla spalla o sul petto, e sta lì per una ventina di minuti di rigenerazione. Questo contatto umano, questo tempo perso, è il guadagno più grande e insostituibile nelle relazioni umane. Chi è ricco di molte cose ma povero di questi affetti ha moltissime cose utili, ma gli manca l'inutile, che è più che necessario. Gli manca quel calore umano che le cose non possono donare. In questo senso, il superfluo per l'umano è più che essenziale. La tenerezza non è debolezza, è una grande forza. Con la violenza possiamo spezzare le persone, ma non possiamo trasformarle. Possiamo sperare la trasformazione solo di chi amiamo gratuitamente e incondizionatamente. Seguiamo il consiglio di Giovanni della Croce: dove non c'è amore, semina amore e raccoglierai amore.